Samuel Stern numero 45, ritorno al girone. Sono davvero contento che finalmente ho tra le mani il sequel di uno dei miei numeri preferiti, ovvero il secondo girone, il numero 8. Parliamone insieme. Bentornati su No Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica Fumettazzo e bentornati nella rubrica Samuel Sternazzo, dove parliamo insieme ogni mese appunto delle avventure del libraio di Edimburgo. Come ho detto appunto prima della sigla, il ritorno al girone è un numero che appena ho saputo che era in lavorazione, sono stato molto eccitato all'idea, sono stato molto in hype all'idea di poterlo avere tra le mani e poterlo leggere, perché il secondo girone è stato a mani basse uno dei miei numeri preferiti, se non addirittura il mio numero preferito tra i primi 10 di Samuel Stern. I primi 10! No, quella è un'altra testata, scusate. Ad opera di Andrea Guglielmino, alla sceneggiatura, e per i disegni di Stefano Manieri, e che qui, nel numero 45, ritornano a collaborare appunto per ridare vita al secondo girone, questo club di freaks fondamentalmente, che ospita come una comunità appunto i freaks, ma che è anche una casa di piacere molto molto nascosta. Vorrei iniziare, come ho fatto nel video di Dylan Dog di un paio di giorni fa, a parlare della copertina. Innanzitutto vorrei parlare del lettering della copertina. Vorrei sapere se è voluto e se qualcuno mi ha sentito nel video in cui parlavo del sequel del numero di Antonella Liverano Moscoviti, sul fatto che io apprezzo molto, ho apprezzato molto quando i sequel dei primi numeri mantengono il colore del font per dare una certa continuità. Questo è stato fatto con la trilogia di Gianmarco Fumasoli, che hanno tutti e tre il colore viola, ed è stato fatto per esempio con il Ritorno all'Abisso, che ha il colore rosso, esattamente come il numero 10 sull'abisso, però non è stato fatto con il sequel del numero 25, che aveva un colore giallognolo, che simboleggiava un po' anche la muffa che c'era nella storia di quel numero, mentre nel sequel non è stato fatto, ma anche perché nel sequel, vabbè, l'argomento era diverso, c'erano solo alcuni personaggi, non era un vero e proprio sequel, però non c'è stata questa continuità, e lì nel video io l'ho detto, e qua vedo con piacere che si è tornati a questa tradizione, ovvero si mantiene il colore del numero precedente a cui fa riferimento. E poi, come si può non parlare della copertina, che io manco ho guardato, ma sono sicuro che sia della Trinità, tanto per stare in argomento blasfemia, di Piccioni di Vincenzo e Tanzillo. Una copertina che alcuni hanno osato definire blasfema, e io sottoscrivo in modo molto goliardico, è volutamente apocrifa, è volutamente blasfema, cita appunto la nascita a Betlemme della Sacra Famiglia. Qui abbiamo una profana famiglia, ma si sa che Samuel gioca sempre appunto con queste citazioni, e che Samuel appunto ha sempre le mani in pasta nel demoniaco, e quindi è giusto che venga citato anche per l'occasione una scena così iconica, ed è anche giusto perché qualcuno da tempo taccia Samuel Stern di essere satanista, di essere anticlericale, eccetera eccetera, ma dal momento che siamo in uno stato laico e non in uno stato teocratico, vi attaccate al cazzo, e quindi citiamo appunto tutta questa copertina per bene. Qua vediamo appunto Astra, che è la madre ovviamente della bimba che si chiama Alba, che rappresenta appunto il piccolo Gesù bambino in questo caso. Vediamo addirittura Samuel Stern, che è l'unico con la barba, che può rappresentare San Giuseppe, con tanto di bastone ricurvo tipico di San Giuseppe, anche perché è un po' una sorta di padre putativo di Alba, quindi un po' il ruolo che aveva San Giuseppe, no? Colui che ha cresciuto il figlio, ma che non era il padre vero e proprio, perché era lo Spirito Santo, perché era Dio, e qua invece non c'è Dio, ma al posto dello Spirito Santo c'è il demone, anzi la
demone che si dichiara lei stessa una madre per Alba, e quindi in questa raffigurazione, volendoci, abbiamo anche ben due madri e un padre adottivo. Non ci sono l'asinello e il bue, ma ci sono appunto due capri, due caproni con le corna ricurve che vanno appunto a rappresentare l'animale che per antonomasia ci fa ricordare Satana, ci fa ricordare appunto un demone, una divinità pagana. Molto, appunto, molto lontana dal cristianesimo. Baphometto, no? Ha le corna caprine. E qua, appunto, abbiamo il, diciamo, come protettore di questa capanna, abbiamo l'effigie di San Cristoforo, che all'interno della storia, nel secondo girone, viene raffigurato con l'aspetto di un cane antropomorfo. Fate i bravi. Fate i bravi. So cosa state pensando. Cattivi. Non pensate alle bestemmie facili. Pensiamo alla poesia di questa cosa. San Cristoforo, nel numero Il ritorno al girone, viene appunto, come viene narrato dalla maîtresse, rappresenta la parola omorfia, che è la parola d'ordine per entrare al girone, rappresenta sia la bellezza ma anche la trasformazione, quindi è giusto che ci mostrano questo santo con un aspetto trasformato, con un aspetto antropomorfo, di un cane antropomorfo, e quindi è molto carina come cosa. San Cristoforo impugna una spada che può essere facilmente fraintesa come una croce al contrario, ma a noi queste cose non è che ci interessano, semmai può citare il logo di Samuel Stern, che appunto ha una croce al contrario. Croce e delizia delle persone che si fanno hater di Samuel Stern senza andarlo ad esplorare, ma limitandosi per l'appunto alla copertina. Prima di parlare della storia faccio ancora un accenno ai disegni. I disegni sono come sempre molto belli, molto moderni, quelli di Samuel Stern, pur mantenendo una linea classica. Ultimamente lo dico molto di rado, come se mi fossi appunto abituato a questa modernità, ma è giusto sottolinearla. Però non sono qui a parlare appunto della modernità di questi disegni, che comunque in alcuni tratti hanno dei guizzi davvero interessanti, hanno dei un non so che sui volti, su alcuni volti, di acquarellato, e a me piace molto questa scelta, una scelta che non ricordo nel secondo girone, non sono andato a vedere, non voglio adesso farmi influenzare, però mi sembra di vederli in questo numero per la prima volta. È stato anche difficile rendere l'immagine di David nel tempo, perché comunque è un personaggio che ha ben 3-4 volti in questa storia, il volto che aveva nel numero precedente prima dell'operazione, il volto nuovo, il volto con la barba accennata e infine il volto con la barba più lunga, che va a coprire le cicatrici dell'operazione. Ed è stato difficile, secondo me, mantenere appunto una continuità, differenziarlo da Samuel Stern, ma con un po' di attenzione alla lettura ci si riesce perfettamente. Vorrei anche citare appunto innanzitutto questa fantastica scena che è tratta dall'Esorcista. Proprio in questi giorni purtroppo il regista dell'Esorcista è venuto a mancare, quindi è bello che questa scena, questa vignetta ci ricorda quanto iconico è stato quel film nella storia del cinema, non solo del cinema horror. E poi ci sono tante silhouette che ho apprezzato un sacco, che appunto sono uno di quei guizzi di cui parlavo. Mi ricordo appunto una vignetta in cui c'è padre Duncan che sta dormendo alla luna, è illuminato solo dal chiaro di luna, c'è la croce illuminata, la luna che illumina la silhouette di Samuel Stern. Vediamo anche qua, non so se è Astra con la bambina o se è la maîtresse, fatto sta che questi guizzi mi sono piaciuti molto. Anche qua vediamo solo delle silhouette, solo un bianco e nero accennato, molto molto carina come scelta di disegno. Per quanto riguarda la storia, ammetto che me l'aspettavo, mi aspettavo che andasse in una direzione diversa, non pensavo che ci si focalizzasse così tanto ancora su David, ma sono stato comunque molto contento di vedere questo suo percorso. Non pensavo nemmeno che David potesse essere operato, francamente, però vediamo appunto che questo medico prende appunto in causa la storia di David, il suo volto, e lo opera. I medici in Samuel Stern sono
il nemico ultimo, cioè tutte le volte che in Samuel Stern c'è un dottore è un figlio di puttana. Non lo so, fate appunto, fate scoprire che alla fine dell'Apocalisse, in quella che sarà la storia post-Apocalisse, i nuovi nemici sarà appunto questa gilda di medici, perché non mi spiego davvero, sono tutti degli stronzi. Questo medico non fa eccezione, ma appunto opera David, gli dà un volto simmetrico, un volto che gli permette di vivere alla luce del sole. Si presume anche che questo sia successo dopo o come parte della sua terapia riabilitativa, dopo che comunque ha commesso un omicidio. E mentre David torna appunto a una vita che prima non aveva mai avuto, vediamo Astra che appunto porta in grembo questo bambino, questa bambina in realtà, perché poi sarà una bimba e si chiamerà Alba. C'è anche un piccolo omaggio, non ricordo se c'era nel secondo girone, questo ricorda molto un Johnny Frick di Dylan Dog, così come nel secondo girone, nel numero 8 del secondo girone è stato citato, sembrava ci fosse la presenza di un Dylan Dog all'interno, qua invece c'è un omaggio a Johnny Frick. C'è appunto, c'è Astra che sta portando avanti questa gravidanza dopo che è stata separata dalla sorella morente, come ci ha spiegato Samuel Stern nello spiegone iniziale, che era d'obbligo innanzitutto ed è stato fatto in modo molto sapiente. Hanno usato Cranna e hanno usato un viaggio in macchina, perché quando c'è tanto spiegone bisogna creare del movimento. Hanno creato questo movimento in macchina con delle fantastiche inquadrature orizzontali dove un esterrefatto Cranna sente queste cose, ed era il personaggio giusto per poter sentire queste cose, perché magari a Penny non gliene fregava nulla, e nel senso non sarebbe partita la conversazione, poi Penny magari sarebbe stata coinvolta nella storia. Invece volevano che si dedicasse, che la storia girasse attorno a Samuel e padre Duncan, così come il secondo girone, mentre Cranna è un poliziotto, quindi per deformazione professionale ci sta che abbia dovuto chiedere per poi andarsene, dato che non era nulla di illegale, cioè non era un caso di polizia. La storia comunque ha un lasso di tempo che nonostante dovesse essere facile di comprendonio, parte da appena poco dopo successi i fatti del secondo girone, quindi mi immagino qualche mese dopo, perché vediamo già il pancione di Astra, quindi qualche mese dopo, almeno 5 mesi dopo le storie del secondo girone, vediamo appunto Astra essere già stata operata e separata dalla sorella Selene e incinta. E poi appunto c'è questo lasso di tempo di 3 anni che lì per lì io non ci ho pensato, non ho figurato, però effettivamente sono passati 3 anni dalla pubblicazione del primo numero, quindi ci sta che anche qua il tempo, ci hanno mostrato il tempo che è trascorso esattamente come nel mondo reale. È vero che nei fumetti il tempo ha una gestione particolare, per esempio anche adesso in Dylan Dog con 35 anni di pubblicazioni ci sta che il tempo venga ricompattato, così come succede anche nell'Uomo Ragno, ma Samuel Stern, che ha solo 3 anni di vita, così come lo vedevamo anche nei primi numeri di Dylan Dog, il tempo trascorre normalmente esattamente come nel mondo reale. E quindi in questi 3 anni scopriamo che la Alba appunto è cresciuta, ha appunto 3 anni adesso nel tempo presente, e che Samuel Stern e padre Duncan ogni tanto sono tornati a trovare Astra ed Alba. Andrea Guglielmino ci ha un po' ingannato tutti mantenendo in vita il pezzo di carne che è stato asportato dal volto di David, ma facendoci credere a tutti noi che David sentiva una voce dentro di sé. Io onestamente ho pensato che appunto la voce fosse del demone che era dentro Astra, come se il demone che era dentro David con il concepimento sia stato passato in qualche modo ad Astra e di conseguenza alla bambina. Io ho supposto che il demone fosse la bambina, che la bambina fosse qualcosa di nuovo, che fosse cresciuta come demone sulla terra, anche perché la copertina potrebbe far pensare a questo, e che inconsciamente, quando appunto si assentava, come diceva la maestressa, era in contatto con David. Questo Andrea Guglielmino ce l'ha fatto credere a tutti, quando invece scopriamo poi che
le voci nella testa che sentiva David, oltre a un suo disturbo, perché appunto non è sano sto ragazzo, appartenevano in modo soprannaturale alla parte, diciamo, che aveva sul volto, che era una sorta di gemello vestigiale, un gemello che non è mai nato, ma che in qualche modo influiva negativamente sulla psiche di David, un po' appunto come il caso realmente esistito che hanno citato in questo numero del killer che aveva un volto sulla testa, che lui lo considerava il volto del male, il volto che gli faceva commettere cose brutte. Poi lì, vabbè, lì era anche collegato al cervello, ma sono tutte suggestioni che magari una persona si dà per giustificare le proprie nefandezze. E quindi con questo plot twist finale scopriamo appunto che David era collegato a doppio filo con Astra e Selene, perché anche lui aveva, fondamentalmente aveva una sorta di gemello, per non parlare appunto dell'altro colpo di scena finale, quello riguardante la maîtresse, che fa appunto vedere quanto è disturbato il dottore, che vede tutti questi freaks come appunto degli esperimenti, delle persone, degli esseri su cui fare degli esperimenti, e con buona pace di padre Duncan, che molla un bel cazzottone assestato al dottore. Ecco, su questa scena, padre Duncan che molla un cazzotto al dottore e in un altro paio di occasioni, mi sembra che questo numero soffra un pochino di dei tagli, che abbiano dovuto fare dei tagli per farlo stare nelle canoniche 96-94 pagine del classico Bonellide. Ed è un peccato, perché secondo me la storia avrebbe reso un pochino di più, con una ventina, forse anche solo con una decina di pagine in più, probabilmente avremmo capito meglio alcuni passaggi, però sono rimasto soddisfatto. Diciamo che non è un vero e proprio ritorno al girone, perché ci siamo concentrati semplicemente su Astra, su David. Il girone di per sé è stato toccato in quanto comunità, in quanto famiglia, però l'ho sentito un po' meno protagonista del numero 8. Mi piacerebbe vedere magari altri numeri futuri che non sono necessariamente dei sequel, dove il girone fa capolino e ci mostra magari degli altri freaks che possono avere problemi o che possono aiutare Samuel Stern. Questo sarebbe una cosa carina, una nuova alleanza che, in vista anche dell'Apocalisse, potrebbe servire. Io l'ho detto, chiudo qui, parlando dell'Apocalisse che dovrebbe arrivare dal prossimo numero, che ha un nome fantastico, Samael, come lo hanno già chiamato alcuni demoni, quindi si va a scoprire qualcosa di più sulla storia di Samuel Stern. Io l'avevo già detto in un'altra copertina, che io non mi fidavo più di una certa persona, di un certo personaggio, e questo personaggio appunto è Angus Derrileng, che ci nasconde qualcosa. Sicuramente ha le sue intenzioni, sono buone, ma sappiamo tutti dove portano le strade lastricate di buone intenzioni, e secondo me Angus Derrileng conosce questo paressere padre Duncan, oppure un altro prete, non si sa. Questa potrebbe essere la madre di Samuel Stern da giovane, e poi vediamo una figura col cappello che non sappiamo chi sia, però noi non abbiamo mai sentito parlare del padre di Samuel Stern. Quindi chissà cosa sa Angus Derrileng, chissà cosa ci nasconde. Scopriamolo insieme dal prossimo numero. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo numero, se vi è piaciuto, se vi ha fatto venire voglia di rileggere il secondo girone. Scrivetemi insomma qua sotto le vostre impressioni. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, con il linkino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.